Lauda, ciao, Annibale, vista, vi lascio, mi dispiace ma però... Scusate, io sono venuta per salutare delle persone che avevo in contatto, persone amiche come Monia, come Anna, con cui abbiamo collaborato in Consiglio Comunale e poi anche perché, anzi soprattutto perché io ho avuto, da assessore all'urbanistica del Comune di Firenze, ho avuto la possibilità di incontrarmi e di incontrare tutti i protagonisti, no, di questo progetto che effettivamente ha la necessità di avere la collaborazione che io, quando era assessore urbanistico, avevo assicurato, cioè una collaborazione proprio sotto il profilo urbanistico, perché come si sa i progetti possono avere gli obiettivi più alti e umanitari, ma devono poi avere a che fare, devono scontrarsi con delle regole appunto amministrative. E quindi hanno bisogno, no, di essere accompagnati, di trovare delle soluzioni. Quindi io sono qui, mi scuso che devo andare via, però sono venuta per assicurarvi, anche se non sono più l'assessore all'urbanistica, per assicurarvi che io farò di tutto nella mia nuova veste di consigliere regionale per sostenervi e anche per, insieme a Stefania Saccardi, che ovviamente è lei, sarà lei quella che avrà poi gli strumenti per incardinare questo progetto su un percorso istituzionalmente corretto, però insieme a Stefania Saccardi, con cui io ho collaborato nel Comune di Firenze e quindi abbiamo insieme poi su questo progetto concordato, no, la preziosità di questo progetto e quindi anche la volontà di raggiungere una soluzione, diciamo, anche in tempi non biblici, e quindi io vi assicuro che insieme a Stefania Saccardi noi saremo al vostro fianco per portare avanti e arrivare, sarebbe per noi una grande soddisfazione. Grazie, arrivederci. Bene, allora iniziamo la tavola rotonda che, a parte essere un po' in ritardo, prevede anche diversi contributi, per cui vediamo di organizzarsi e riuscire a entrare nel merito di questo progetto.
che ha citato anche l'assessore in questo momento, la nostra intenzione è proprio di riprendere ciò che Gabriella in questi anni ha cercato di portare avanti e darci come messaggio di continuità, di riuscire a realizzare questa Casa Gabriella. E adesso nel corso degli interventi, per chi non è a conoscenza, vediamo di presentarvelo. Io ho il compito un po' di aprire sul tema che ruota intorno a Casa Gabriella e Unità Spinale, perché ha sicuramente un filo conduttore molto importante, soprattutto qua in Toscana, no? Perché Gabriella è stata tra le prime che hanno battagliato, l'avete visto nelle immagini che sono esposte, e le troverete nel libro che verrà presentato successivamente. Gabriella è stato un tutt'uno con l'Unità Spinale, no? È stata la sua lotta, la sua battaglia insieme a molte altre persone, compare tetraplegia e a operatori della riabilitazione, che hanno finalmente ottenuto la prima unità spinale in Italia, e cioè proprio questa di Firenze. Per cui con questo progetto Casa Gabriella c'è una continuità, perché ancora Gabriella sta lottando per ulteriori miglioramenti che riguardano questa popolazione di persone con pari tetraplegia. Per cui unità spinale, proprio pochi accenni per dirvi chi sono queste unità spinali e chi è la popolazione che ne ha bisogno, sia da un punto di vista sanitario che da un punto di vista sociale. Sono nati come centri che si occupano di riabilitazione per persone che in seguito a gravi traumi, gravi incidenti, devono riconquistare e riappropriarsi di una vita con l'utilizzo della carrozzina, questo per sintetizzare. E piano piano questi centri si è sviluppato un concetto di riabilitazione con più aree, no? Assistenziale, riabilitative, sociale e psicologico. Questo è importante perché poi da qui nasce l'esigenza di avere non solo questi centri sanitari, ma di avere poi una continuità nel territorio per garantire, no, la possibilità di partecipazione alla vita di questa popolazione che negli anni è andata anche aumentando, no? Nonostante che non abbiamo mai avuto un registro nazionale che riporta in modo adeguato il numero dell'incidenza, però noi abbiamo visto che soprattutto persone con grave tetraplegia sono in aumento, e legato a questo ci può anche essere il discorso di riuscire meglio a curare e a tenere in vita le persone, per cui oggi ci troviamo con veramente molte persone che necessitano di bisogni assistenziali e sanitari molto importanti. C'è stata un'evoluzione della patologia, questo è il richiamo alle prime lotte che ha fatto Gabriella negli anni 70, che hanno portato all'apertura dell'unità spinale. Abbiamo poi avuto una disseminazione nel territorio nazionale, ma non sono tutte unità spinali vere, no? Se vedete la differenza dei colori, vi sono unità spinali che hanno ripreso questo modello di Firenze e altre che mantengono una connotazione più di degenza riabilitativa. E come vedete, questa è la situazione odierna, sono strutture presenti soprattutto al nord e al centro, mentre il sud è ancora ampiamente scoperto. E ripeto, nonostante che un registro nazionale non sia ancora
arrivando a determinare l'incidenza, noi però abbiamo dei numeri importanti di almeno 25-30 nuovi casi all'anno su un milione di abitanti. Uno studio che è stato fatto qualche anno fa proprio dalla Federazione dell'Associazione Italiana Paraplegici in collaborazione con la Fondazione Istud ha riportato sul 2009 una presenza di nuovi casi, 816 nuovi casi da lesioni traumatiche, 425 che hanno potuto accedere ad un'unità spinale, 691 casi non traumatici, 377 che hanno potuto accedere ad un'unità spinale, per cui gli altri non sappiamo a dove sono finiti. Questo per dirvi che la situazione è ancora molto complessa. La popolazione di pari tetraplegici si attesta su 70.000 persone e questo quindi deve farvi pensare come queste unità spinali debbano rispondere per garantire l'aspettativa di vita e la miglior qualità di salute, devono rispondere ai bisogni sanitari e sociali di persone che sono stabilizzate, che vengono definite croniche, che hanno necessità di vivere una vita attiva ma che devono essere seguite da le unità spinali o comunque da centri di riferimento. E questo ci porta a quello che Gabriella ci ha chiesto, la necessità di garantire un appoggio di tipo sociale e sanitario nel tempo, quando le persone non sono più fresche, come diciamo noi, che sono in acuto e vengono seguite o in unità spinale o in un centro di riabilitazione. Dobbiamo prevedere, no, a pari di quello che si diceva prima di questi nuclei sulla cronicità, dobbiamo prevedere un qualcosa nel territorio che possa garantire un controllo continuo sanitario in modo di prevenire tutta una serie di complicanze che possono esserci e che possono essere anche maggiori dato una condizione di difficoltà di carattere sensitivo, di carattere sfinterico, di carattere neurologico, di carattere vascolare che accompagna questa popolazione di persone. Ma soprattutto ci deve essere anche una possibilità di garantire un'assistenza, perché ho detto prima, tantissime sono le persone con grave disabilità, altre come Gabriella poteva essere una gravità minore, ma col passare degli anni le necessità di aiuto, di assistenza, ne sa sicuramente qualcosa, aumentano e il territorio non risponde, il territorio non c'è, il carico dell'assistenza dai dati che abbiamo raccolto è sempre esclusivamente sulle spalle, sulla buona volontà, sulla presenza dei familiari. Oppure, se chiaramente ci sono dei soldi nel cassetto, no, si tirano fuori e si pagano dei caregiver. Però quello che deve essere investito attraverso i fondi per la non autosufficienza, attraverso la legge di riforma sull'assistenza, la vecchia 328, che doveva garantire dei contributi ai comuni in modo di poter garantire l'avvio di un progetto di vita che permettesse alla persona di rispondere non solo ai problemi sanitari ma soprattutto ai problemi sociali, di inserimento, di vita, di lavoro, di famiglia e di mantenimento di una qualità di salute. Questi, come ben sapete, non sono mai stati garantiti, per cui questo è pensato perché sennò poi diventa troppo veloce, di poter provvedere a tutti quelli che sono i bisogni della persona, ripeto, rimangono a carico esclusivamente dei familiari. Il progetto Gabriella si innesca qui perché la proposta è proprio quella di riuscire a trovare delle soluzioni che si accompagnino a fianco di un centro importante come l'unità spinale, ma che possano garantire delle proposte di presa in carico che danno diverse risposte per i bisogni che possono sopraggiungere, complicanze, per i bisogni assistenziali, per i bisogni di autonomia, per rivedere dei percorsi riabilitativi,
possono essere tante necessità che nello svolgimento della vita di una persona con paraplegia o tetraplegia possono e avvengono. Per cui quello che adesso poi Beppe vi presenterà è una proposta per la quale appunto soprattutto qua il gruppo di Firenze sta battagliando già da tempo per ottenere un riconoscimento, proprio perché qui a Firenze, vicino all'unità spinale, c'è una situazione che può prestarsi per essere un esempio, no? Come anche altri ci sono comunque in Italia già presenti, che possono supportare, no, questo tipo di bisogno. Lascio. Mi ero proposto un ordine un pochino logico di intervento, poi devo dire l'intervento dell'ex assessore, insomma, a Meucci mi ha un po', ancora sono troppo pochi mesi che Gabriella ci ha lasciato. E l'incontro che facevamo con l'allora assessore, insomma, Gabriella caldeggiò molto questa cosa, era ancora molto vitale, eccetera. Poi Laura ha cominciato facendo vedere quali sono i dati statistici di incidenza, eccetera. Devo dire, ora qui, essendo qui alla sede del Congresso di Medicina Democratica, quando noi, io in particolare, ma insomma come sezione fiorentina di Medicina Democratica, si appoggiò le prime lotte per ottenere l'unità spinale, e si veniva invitati ai congressi sindacali, FLM, eccetera, a parlare di salute nei luoghi di lavoro, di medicina del lavoro. Io già lavoravo in un servizio di medicina del lavoro, era stato il primo servizio, era stato istituito in Toscana, insomma si lavorava con la metodologia, insomma, che è stata propria di Medicina Democratica, della soggettività dei lavoratori, eccetera. E però quando si parlava della quantità di infortuni sul lavoro, andavo a specificare: vi siete posti però dietro a questi numeri le persone che hanno subito l'infortunio, in che situazione si sono venute a trovare, in condizioni si sono venute a trovare le loro famiglie? Si citavano casi, si citava per esempio il caso del geometra che era, insomma, in visita nel cantiere, precipita dall'impalcatura e ora si trovava in un ospedale pieno di piaghe, abbandonato, che non faceva che dire mamma mia, in che condizione mi trovo. E così, per esempio Gabriella cita il primo incontro che ha avuto con un ragazzo paraplegico negli anni 50, Antonio Monaco, che anche lui gli aveva detto che era caduto da un'impalcatura mentre era a lavorare in Svizzera e era rimasto paraplegico. E lei cercò, insomma, lavorando in un centro di riabilitazione, cercò di farlo, di fargli avere un po' di fisioterapia perché non aveva niente. E lei dice, l'umiliazione, però questo è scritto nel libro che Giulia e Donato e Fanny, insomma, hanno curato, lo invitò al centro dove lei lavorava e la fisioterapista si rifiutò di trattarlo perché puzzava. Allora i problemi dell'incontinenza, eccetera. Però di questo parla dettagliatamente Donato nella parte del libro che ha curato lui, insomma, com'era l'assistenza in Italia negli anni 50. Gabriella, io, insomma, con lei sono stato dal 68 in poi, però aveva già svolto un lavoro abbastanza importante prima, e anche questo è documentato bene nella parte che Giulia, insomma, ha curato, rintracciando tanti documenti dai suoi diari che scriveva quando era subito dopo la paralisi, insomma, la paralisi l'ebbe nel 1953 e aveva 13 anni. E il ruolo, allora lei poi a 18 anni diventò segretaria del professor Milani, che era fratello di Don Milani, ma che curava, che è il primo, insomma, che in Italia cominciò a trattare i bambini spastici. E ricordo lei la mancanza dei servizi, allora, insomma, la mancanza dei servizi, allora come le mamme dei bambini spastici
avevano questi figlioli come se li avessero sempre in braccio per tutta la vita, perché mancavano i servizi nel territorio. E questo ruolo, per esempio, delle mamme, insomma, è stato per lei, insomma, viene detto in altri libri, è stato pubblicato, insomma, del ruolo che lei aveva a incoraggiare queste mamme e a far sentire poi i loro figli, insomma, portatori di diritti. E per quello erano cominciate già allora delle lotte importanti, proprio per cambiare quello Stato che allora viceva, di persone che avevano necessità di assistenza, di beneficenza, eccetera, cambiati invece a soggetti portatori di diritti. E le lotte erano cominciate per questi diritti. Devo dire, poi le condizioni di Gabriella erano peggiorate e decidemmo di andare, insomma, lei aveva sentito dire dal professor Milani, dove è ospedale in Inghilterra, e quindi dopo una lotta che lì è documentata nel libro per far ottenere il diritto al lavoro delle persone disabili, quindi avevamo occupato con delle tende Piazza Signoria, noi partimmo per l'Inghilterra, e verso questo ospedale di St. Mandeville. La permanenza che poteva per lei durare uno o due mesi, insomma, noi ci rimanemmo là per 13-14 mesi, fino a che alla fine della liquidazione, insomma, che io avevo preso, insomma, per pagare le spese, licenziandomi dal lavoro, si vide che erano rimaste solo 70 sterline, si disse, è tempo di rientrare. Però la documentazione è ricchissima, insomma, ecco, e subito l'impatto di dire sì, quello che fanno qui dobbiamo averlo anche in Italia. E quindi da allora cominciò, insomma, la lotta, insomma, di mettere insieme tutti i soggetti, insomma, che aveva potuto incontrare, il direttore dell'ospedale di St. Mandeville, che era rimasto un carissimo amico nostro, allora ci forniva gli indirizzi di tutti gli italiani che erano stati o che andavano a quell'ospedale, e allora si rintracciavano. E però, ecco, devo dire, insomma, quelle unità spinali si sono ottenute, ci sono voluti molti anni, insomma, ci è voluto, insomma, molta tenacia. E le unità spinali hanno risolto molti problemi, hanno allungato la durata della vita, insomma, e questa è stata una grande cosa, insomma, questa è stata una grande cosa. Giulio Del Popolo è quello che dirige l'unità spinale di Firenze, che è stata la prima in Italia, che rimane tuttora all'avanguardia, insomma, in Italia. E poi però sono successe altre cose anche nella vita di Gabriella. Verso il 2000, insomma, la mamma l'aveva sempre accompagnata per la durata della vita, la mamma venne a mancare, insomma, mentre noi avevamo adottato un figlio che richiedeva, insomma, un certo impegno, e allora non ce la faceva più a fronteggiare la situazione, e allora ebbe una perdita di memoria. Quindi non si capiva che fenomeni le stessero succedendo. Allora l'unità spinale ancora non era diretta da Giulio Del Popolo, non seppero, insomma, bene, non avevano casisti e di persone che avessero 50 anni addosso di paraplegia. E allora ritorniamo a St. Mandeville 28 anni dopo. E si ritrovarono ancora diverse persone del primo tempo, il dottor Walsh oramai era deceduto, però. E diciamo, rimanendo ricoverata una settimana, ebbe un check-up completo, uno dei servizi che Casa Gabriella dovrebbe fornire, che ancora nei 6 mesi, ogni anno, ancora, insomma, non siamo, insomma, stati in grado di ottenere. Ritornò in Italia, si era ripresa, invece intervenne il tumore al seno. E lei allora perse la sua autonomia, non era più in grado di guidare la macchina, non poteva più fare gli spostamenti. E qui allora è intervenuta la famiglia abbastanza pesantemente. I trasferimenti dalla carrozzina al vaso, insomma, eccetera, eccetera, sono diventati pesanti. Io stesso, insomma, ora mi trovo con una compressione midollare, insomma, per gli sforzi che si sono dovuti, insomma, sostenere. E però
Noi dopo, insomma, dopo il tumore al seno, dopo nel 2011, dopo un po' si è presentata la metastasi, le fratture, insomma, e la situazione è diventata ancora più difficile. Noi siamo potuti, siamo riusciti, insomma, a far sì che potesse rimanere nella sua casa proprio per una situazione peculiare in cui ci siamo trovati, cioè la nostra casa in cui eravamo tornati, insomma, per, insomma, dopo grandi lavori di sistemazione, insomma, che avevamo abitato dal 1978, era diventata adatta per lei, è proprio confinante con l'unità spinale. E non è un caso, è una casa, è un terreno di proprietà dell'INAI. L'INAI aveva mandato via i contadini, insomma, che abitavano quella casa e quel terreno quando diedero inizio alla costruzione del CTO. E lì dovevano proprio costruire un convalescenziario proprio per le permanenze più lunghe, insomma, degli infortunati sul lavoro. Poi il CTO passò sotto la regione, insomma, loro abbandonarono tutto e la casa diventò diroccata, era caduto il tetto, tutto. Insomma, noi la prendevamo in quelle condizioni, però questa, e con tutte le spese a carico nostro, però era utile, era necessario, però questa contiguità con l'unità spinale è stato proprio questo che ha consentito a Gabriella di poter rimanere nella sua casa. Perché? Perché venivano infermieri a trovarla, ogni problema che sorgeva chiamavo Giulio e diceva portala, insomma, allora fino a che, anche senza bisogno di una macchina, insomma, riusciva a portarla all'unità spinale, vedevano loro cosa c'era da fare, poteva tornare a casa. E quando proprio la malattia si è aggravata ancora e si sono formate delle piaghe da decubito molto gravi, allora andavo all'unità spinale e il medico dell'unità spinale veniva, dato proprio la stretta vicinanza, anche se non era. Ecco, questo è quello che ora lei, insomma, voleva, e ci sembra giusto che questo potesse essere realizzato per tutti. Da lì il progetto di Casa Gabriella, da realizzare lì queste strutture che consentano, quando uno non ce la fa più, anche lei aveva lottato in prima persona per la vita indipendente, qui per esempio c'è Soriano, per proprio avere tutti i servizi per potersi autogestire nella propria casa. Quando si era aperto il Civica Marina di Grosseto, anche di questo se ne parla nel libro, fummo da Marina di Grosseto a chiamare i primi che avevano lavorato per la vita indipendente dall'Università di Berkeley in California, e vennero dalle Nazioni Unite, vennero a portarci il loro contributo, e Gabriella fu tra i fondatori della vita indipendente e si è battuto per questo. Quando hanno tagliato i fondi, cosa è successo anche recentemente, la penultima occupazione del Palazzo della Regione in Piazza Duomo, lei partecipò fino a notte, insomma, anche se bisognava sostenerla. Poi però è arrivato a un certo punto che aveva visto che senza delle strutture collegate con l'unità spinale per il trattamento specialistico che questo necessita, non era possibile farcela, insomma, era possibile senza avere un'assistenza adeguata, sia infermieristica sia medica. E qui allora si è cercato di perfezionare il progetto, insomma, visto la necessità dei soggetti, insomma, che ne avevano bisogno, allora è sorto, insomma, il nostro approfondimento del problema. Con Laura, di nuovo Medicina Democratica, abbiamo visto altre strutture, quella di Passerana di Ropo, abbiamo visto quella di Spilimbergo, sappiamo che c'è a Nottwil, insomma, sarebbe intenzione andare a vederla. Si è cercato, insomma, l'associazione ha fatto proprio, l'associazione Toscana Paraplegici, di cui qui c'è la presidente Emanuela Cappellini, ha fatto proprio il problema, si sono trovati uniti e quindi si è cercato di portarla avanti, anche perfezionando il progetto di cui Fanny spiegherà come, e cercando di avere tutti i contatti con le istituzioni che devono decidere in questo proposito. Uno di questi contatti era stato appunto l'assessore Meucci, perché l'INA avrebbe voluto costruire in quel terreno alcune strutture, e quindi per avere concessioni sia per
Casa Gabriella sia per loro, il Comune aveva dato l'ok. Sono stati numerosi incontri, sono passati 4 anni. Io cominciavo veramente a perdere un po', insomma, le speranze che si potesse esaudire anche questo ultimo forte desiderio di Gabriella, partito però da delle necessità reali. Quindi Monica ora vi parlerà di tutti gli incontri, come è stata la parte politica degli incontri che si sono avuti fino ad ora. Devo dire, mi hanno dato un po' coraggio, qui sono delle studentesse in sala che studiano per diventare infermiere, hanno fatto proprio il progetto e hanno deciso di volerlo portare avanti in tutte le sedi. Questa è stata una cosa molto bella, perché anche quando cominciamo con Medicina Democratica il rapporto con gli studenti dell'università era molto forte e si ebbero anche dei contenuti molto forti e, diciamo, ci hanno dato a me personalmente anche più voglia di proseguire per ottenere questa cosa. Direi di dare la parola a Monica che possa spiegarci, insomma, quello che è stato fatto fino ad ora a livello politico. Allora, nel illustrare questa parte, una premessa di pochi secondi ed è proprio legato al carattere della Gabriella, che a me piace ricordarla per quel che è: una grandissima combattente. In Toscana si potrebbe anche dire una grande rompiscatole. Perché? Perché con tutta la sua forza, tutta l'anima e tutta la sua vitalità combatteva e portava avanti le sue idee con convinzione. E l'aspetto particolare di Gabriella, che è servito per questo progetto, è che a partire dai suoi bisogni, da quello che lei maturava come necessità per le condizioni soggettive che viveva, non chiedeva risposte per se stessa, ma chiedeva la generalizzazione della risposta per tutti i portatori di bisogni. Da qui nasce il progetto di Casa Gabriella. La vicinanza della casa dove abitava, proprio di rimpetto all'unità spinale, doveva diventare un privilegio per tutti i portatori di pari terra piacere. Quindi, stando accanto a lei, con la sua tenacia, non ha permesso di riposarsi su questo, non c'era incontro con lei dove ripetutamente poneva questa domanda: questi casini si fanno? E stava molto attenta alla risposta, e la risposta in questi 3 anni a volte è stata positiva e incoraggiante, a volte invece era di stallo e forse anche scoraggiante, ma questa era la situazione. Allora abbiamo verificato 2 tipi di bisogno, conosciuti e cercato di interpretare. Da una parte i bisogni che nascono direttamente dal portatore, che dopo una vita già in una qualche maniera complessa, che chiede sforzi o organizzazioni notevoli, non ritiene più o non riteneva più la soluzione del ricovero nell'unità spinale la soluzione termine che piace molto oggi ai politici, alle aziende eccetera, non ritenevano più la soluzione, la risposta appropriata. Perché? Perché riproponeva per l'insorgere di qualunque patologia la estraneazione dal proprio contesto sociale e familiare e diciamo il ricovero in una istituzione totale, perché l'ospedale non è un ospedale amico, ha bisogno di orari e sugli orari è molto rigido. Sulle presenze e assistenze dei familiari è molto rigido, non è possibile andare a trovare un paziente a qualunque ora, né stare accanto per dormirci, non è cosa facile. Un ospedale ha altre priorità, in questo senso è un'istituzione totale. Dunque, pur essendo lì il luogo della migliore risposta sanitaria, perché
Gabriella era fiera dell'unità spinale di Firenze, era molto fiera di questa conquista perché finalmente si prendeva cura e attenzione complessivamente e non sulla singola questione, però era non aver bisogno di ricorrere a questo. Nell'arco della vita ci può essere la rottura di un atto, quindi l'ingessamento, lo stare a letto, come si può presentare una piaga da decubito, e la risposta appropriata è sì l'unità spinale per l'assistenza in natura medica, ma non era l'unità spinale per la soluzione di ricovero. Quindi Casa Gabriella, per permettere a questi bisogni che si possono e spesso che si presentano nella vita, una risposta rispettosa del proprio contesto familiare amichevole, e quindi la non perdita dell'autonomia, il potersi organizzare un pranzo o una cena senza dover ricorrere al pasto obbligatorio della spinale. Questo per quanto, almeno io, non certo Beppe, ma veniva a conoscenza entrando a contatto con il vario mondo e le persone portatori di pari tetraplegia. Mentre dal punto di vista della sanitario più agnostico, è tutte le tematiche legate all'allungamento della vita e all'invecchiamento che non sono prese in considerazione nella risposta ai paraplegici. C'è un dato assolutamente positivo che anche le persone che siedono in carrozzina si allunga la vita e quindi necessitano, come necessitano a noi, delle nuove cure. Per esempio il capo gabinetto della regione che non è qui stasera e ha verificato il perché, ma che ci ha molto aiutato, quello che lui chiamava il tagliando di controllo. Cioè sono necessarie un check-up annuale, insomma, scadenzato, che si può fare solo all'interno dell'unità spinale, ma che non richiedono il ricovero 24 ore su 24 nell'unità spinale. E questo che cos'era? Quello che allettava la regione toscana era, rispetto ad una mancanza di posti a crearsi nelle liste di attesa, ad una pressione, ma questo lo deve dire Giulio Del Popolo, la possibilità di aumentare le risposte offrendo la stessa qualità sanitaria, ma una risposta in termini economici più contenuta, perché occupare un letto all'unità spinale ha un costo molto alto rispetto a quello che potrebbe essere con Casa Gabriella. Terzo punto, l'ha introdotto Beppe, e sul quale abbiamo trovato più sondità, ma che invece esiste ed è molto presente, è legato che invecchiando la persona invecchia anche il familiare che gli è accanto, e quindi c'è l'insorgere di problematiche che possono, se trovano risposta, possono permettere di continuare nell'autosufficienza, mentre se non trovano risposta possono determinare la perdita dell'autosufficienza. Quindi in termini di rispetto della persona, dei suoi affetti, ha un significato qualitativo enorme e comunque contestualmente anche di risparmio di cose. Il punto del risparmio, forse in questa sala non è l'argomento principale, ma per far aprire le orecchie a tutte le istanze è stato uno degli argomenti determinanti, il provare che avrebbe comportato un aumento di risposte e contestualmente o un bilancio pari o un risparmio. Quindi abbiamo iniziato ad incontrare tutti gli attori che dovevano essere coinvolti. Il primo, l'INA, il proprietario del terreno. INAIL l'abbiamo incontrato due volte, per due occasioni, più incontri, ma per due grandi occasioni. Il primo, che si era concretizzato con un progetto, una variante del comune, si era allora
e Steve Top ci aveva occupato un progetto per un alloggio in cima all'aria. Questo mega progetto poi Inain lo ha abbandonato. Quando abbiamo incontrato nel secondo round, Inain ci hanno parlato a più riprese di un mega progetto del quale però non c'era né bandone né disegno né paginetta che veniva maturando, ma quello che invece era emerso con determinazione al limite della vacanza, l'assoluta volontà di non pregiudicare minimamente le loro possibili intenzioni. Ora perché? Perché Inai ha anche accarezzato semplicemente un progetto alberghiero per i parenti che avevano un paziente ricoverato presso l'unità spinale. Insomma, è un progetto molto consistente per un'offerta invece difficilmente controllabile. L'incontro, saputo però questo, noi invece di arrenderci siamo andati con il Comune di Firenze, di cui rammentava l'incontro la Titti Meucci, e l'abbiamo incontrata più volte. E lei ha sempre dichiarato la disponibilità in un incontro congiunto, dove invece l'assessore Saccardi, allora assessore alla sanità del Comune, era meno propensa, e con i suoi uffici presentati dall'assessore, con l'indicazione dell'assessore di trovare una soluzione, alla fine si era convenuto che, trattandosi di un progetto socio-sanitario, il comune non avrebbe conteggiato le eventuali volumetrie necessarie per il progetto di Casa Gabriella, a condizione che queste volumetrie sarebbero esistite fin tanto esisteva il progetto di Casa Gabriella. Quindi Inai, per la parte restante, che è molto consistente, del terreno, avrebbe potuto realizzare, qualora l'avesse fatto, il suo progetto, ed avrebbe avuto un'interlocuzione con il comune, con la complessità che costruire in quell'area comporta, con la complessità oggettiva, non la presenza del progetto di Casa Gabriella. Una disponibilità di questa portata, la realizzazione del progetto di Casa Gabriella, non sarebbe costato un metro cubo ad Inail, ha fatto cadere questo tabù da parte di Inail, per cui soprattutto sul livello nazionale di Inail e l'intervento del livello nazionale di Inail sul livello regionale, si è dovuto dare la disponibilità a queste condizioni. Quindi la Regione Toscana per quanto le competeva, Inail per quanto la disponibilità alla concessione di un pezzo, di un'area del terreno per la durata del progetto di Casa Gabriella, per la fine del progetto rientrare in possesso, ma senza vincoli né di tempo né di affitto, e il Comune di Firenze per la garanzia di questo, diciamo, la garanzia per Inail e la garanzia per il Comune. Ecco, il punto di arrivo sul quale poi c'è stato un'interruzione era questo, dove si trattava di mettere appunto un protocollo d'intesa dove ognuna delle parti si impegnava nell'ambito delle condizioni che vi ho detto, più l'associazione, ora mi scordavo della Manuela, chiedo scusa, era un soggetto, diciamo, del protocollo, perché poi si trattava di seguire e fare tutta l'intermediazione con i paratecnici. C'è stato, i lavori sono ripresi, c'è stato un ulteriore incontro, questa volta anche con la presenza, con il cambio di direzione, diciamo, con la nuova direttrice, Giovannini, che aveva collaborato con noi, il precedente direttore dell'ASE, con la nuova direttrice dell'ASE e il direttore sanitario, e lì era maturata una novità. La novità alla quale Careggi era interessata,
e subordinatamente quindi anche alla regione andava bene, era, era chiedere ad INAIL di realizzare a spese sue il centro tra virgolette sportivo e di riabilitazione, ed in cambio la regione toscana avrebbe preso in considerazione alcune richieste di INAIL per, diciamo, il ricovero di incidentati gravi sul lavoro in un progetto obiettivo che si poneva l'obiettivo, scusate la ripetizione, del reinserimento nel mondo del lavoro dell'incidentato grave. E qui un po' il terreno, diciamo il progetto si è arenato. Abbiamo avuto delle dichiarazioni, Beppe le ha avute, di disponibilità a proseguire, siamo però in un attimo, in un momento un pochino, diciamo, di stasi. Rispetto all'inizio, quello che io considero il filo d'Arianna, l'aver saputo uscire da un labirinto di interessi di soggetti molto forti, con interessi diversi, a volte anche contrapposti, questo filo di Arianna si è rafforzato e all'uscita è arrivato. Il salto finale dipende dal via finale, non ne saremmo lontani. Ora siamo davvero all'ultima, quello che io chiamo l'ultima tappa, mettersi intorno a un tavolo per dare il via, e quindi chi fa cosa e come lo fa. Su questo quindi c'è bisogno di smascherare nuovamente un alibi di INAIL che pretende o potrebbe pretendere di avere progetti su quell'area. L'INAIL è politicamente grave perché i soldi rimangono non spesi quando il bisogno è reale, e questi soldi rimangono non spesi da decenni. È ormai da 15 anni che ci parla di un progetto, e oltre a parlare del progetto non ne ha fatto un passo oltre. Ma l'alibi del progetto non esiste, perché anche la riconferma dell'impegno della Titti Meucci, che comunque nel comune ci sarà utile, con il comune di Firenze eravamo divenuti ad una soluzione strategica. Si poteva fare il progetto di Casa Gabriella senza compromettere un qualunque progetto loro, e io mi auguro che questi soldi li spendano, perché davvero con il bisogno che c'è in Italia è grave tenerli in banca. Quindi siamo al momento finale. Per quello che manca ancora, e che noi potremmo fare un salto di un ulteriore passo ad oggi, rivedendo anche tutto il lavoro fatto, quindi a mente più fresca, sviluppare e dare definizione a chi gestisce, con varie ipotesi, perché questo è un problema che la Regione ci ha ripetuto varie volte, riflettendo su varie soluzioni, ipotesi A, B e C, e sulle quali bisognerebbe essere noi a proporre queste soluzioni, avendo vagliato quindi prima pregi e difetti delle soluzioni, piuttosto che farsi scippare un progetto all'ultimo momento per una gestione sbagliata. Come dico, il filo di Arianna si è abbastanza irrobustito per conoscere tutti gli attori e saperci dialogare e anche obbligarli alle nostre argomentazioni. Siamo proprio sull'uscio per la libertà, ci manca poco, ma quel poco indubbiamente è sempre l'ultimo passo, il più difficile da fare. Grazie. Ora poi, quando Fanelli illustrerà nei dettagli il progetto, vedrete che sono delle strutture contigue con l'unità spinale, però abbastanza autonome, con una gestione abbastanza autonoma da parte di chi risiede, mentre la parte sanitaria deve essere sotto la garanzia dell'unità spinale.
la fortuna, insomma, che Giulio Del Popolo ha conosciuto, insomma, bene, insomma, fino dall'inizio, lo sviluppo, le necessità delle persone con lesioni medullari e le soluzioni che si possono trovare, essendo stato proprio lui a individuare, anche per conto di Medicina Democratica e dell'associazione, proprio come le unità spinali devono essere conformate, come devono essere strutturate, insomma, il miglior modello di unità spinale. Vorrei sentire il suo parere anche rispetto a questo ulteriore sviluppo che pensiamo possa arricchire la stessa unità spinale e venire incontro a questi nuovi bisogni che con l'avanzare dell'età le persone con lesione medullare stessa ed altri soggetti con problematiche simili hanno avvertito. Grazie Beppe, grazie a tutti. Io un po' loro, insomma. Grazie a Medicina Democratica e l'obiettore di coscienza ho conosciuto il favoloso mondo di Gabriella. A casa sua, quello che poi sarebbe il luogo dove si dovrebbe andare a realizzare Casa Gabriella, il progetto, ho conosciuto ragazzi autistici, distonici, scleroti multipla, spina bifida. Era il mondo del disagio, ma che in quell'ambiente dava semplicemente un senso di forza e di felicità. Quindi questo per dire quanto è importante poi l'ambiente in cui si vive. Gabriella, in assenza, i computer in quei periodi si affacciavano, era un computer vivente, aveva un archivio che io spero che non vada mai disperso, perché io e gli altri obiettori di coscienza ci abbiamo lavorato tantissimo, e lei conservava ogni indirizzo, ogni numero di telefono, tutto tra le sue cose, e sono sicuro che all'interno di quell'archivio c'è un tesoro. Aveva questa idea che non nasceva da teorie economiche o teorie basate sul credo di sulla propria esperienza, e la propria esperienza l'aveva portata a un'esperienza di vita, di comunità, come quella del professor Milani, e alle unità spinali estere, dove da dopo la guerra, quindi da Guzman in poi, si erano costituite le unità spinali, e quindi le vedeva oltre, come diceva lei, vedeva oltre la siepe. Bisogna sempre guardare oltre la siepe, perché prima o poi ci saliva. E sinceramente io, da poco più che studente, poi ero laureato, avevo paura che si sentisse qualcuno male perché ero medico sulla carta, ma ancora non. Ci credevo poco al fatto che in quel momento, che in Italia non esisteva assolutamente niente in ambito di unità spinale e non era neanche entrata all'interno del nostro piano sanitario, fosse realizzabile. E diceva: no, tu metti puntino dopo puntino, alla fine, se riesci a coinvolgere abbastanza gente che ci mette altri puntini, il cerchio si chiude. Incredibile ma vero, il cerchio si è chiuso. Ed è nata l'unità spinale di Firenze, a seguire sono nate le altre unità spinali, e hanno completamente stravolto quello che era il panorama italiano. Abbiamo abolito, indipendentemente dalle qualità, perché si sa che di perfetto non c'è nessuno, che cerca la perfezione, faccia qualcos'altro, del 90%, se non del 99%, l'emigrazione per la salute, perché in quegli anni Mulhouse, Murnau, Heidelberg, Notwil avevano dei piani dedicati agli italiani, cosa ad esempio che è successa, si è prolungata nel tempo per i siciliani, al punto che si parla di Notwil, ma ricordatevi che il Notwil costa più di un albergo a 5 stelle, quindi chi ha i soldi ci va, chi non ha i soldi diventa molto più difficile. E vedendo il primo piano di Notwil con un amico, collega siciliano, dice: vedi, questo gliel'abbiamo fatto noi, perché in quel tempo la Sicilia spendeva circa 7 milioni di euro l'anno per i coveri di siciliani, quindi questo per farvi rendere conto.
Bene, i tempi sono cambiati, le esigenze sono cambiati, i nuovi numeri, ne ha parlato anche Monica, sono cambiati e come al solito se è stata vincente la prima idea di Gabriella perché è basata sull'esperienza, quindi sull'esperienza di vita, anche questa si è rivelata di una persona che riesce a vedere oltre la sé. Oggi ci troviamo di fronte a una popolazione che fortunatamente invecchia con una aspettativa di vita che va oltre gli 80 anni, quindi poi abbiamo Angelica, epidemiologo, e quindi questo sia in carrozzina che non in carrozzina. Quindi questo che significa? Significa che noi non ci troviamo di fronte a delle persone, tra virgolette, malate, ma ci troviamo di fronte a persone che vivono una condizione dove ognuno di noi ha una condizione diversa dall'altra, che ha una necessità di approccio particolare, ma non particolare perché particolarmente complesso, ma che si basa semplicemente sulla conoscenza delle necessità. E questo si realizza all'interno delle unità spinali. Oggi fortunatamente si sopravvive, abbiamo persone ultra ottantenni o 50 anni di lesione midollare addosso e che fortunatamente ancora vive bene con i problemi dell'ottantenne ovviamente che vanno gestiti in funzione della lesione midollare. Ma non solo, abbiamo anche che fortunatamente meno giovani incorrono in una lesione midollare, sarà per la prevenzione o per altro, e allungandosi la vita aumenta il rischio di avere una lesione midollare anche soprattutto in quell'età che va dai 60 agli 80 anni. Gli ultimi dati che abbiamo raccolto in Italia con tutte le unità spinali dimostrano che circa il 30% di queste persone che hanno una nuova lesione midollare hanno un'incidenza tra i 70 e i 90 anni addirittura. Allora questo che significa? Significa che Peppe viveva con Gabriella e quando Gabriella aveva un problema prevalentemente medico e non di gestione portava l'unità spinale e di giorno andava più o meno bene, ma la notte gli infermieri mi dicevano: dottore, ma tutta la notte a dire Beppe, 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 e Beppe spostami il piedino, e Beppe portami l'acqua. Allora, questo che significa? Significa, al di là dei conti economici, che sono d'accordo con la Monica, sono l'unica cosa che sembra facciano aprire gli occhi, anche se poi andiamo a vedere nelle spese, insomma, a volte si spende in maniera inadeguata e ora ci dà pure una mano l'ISIS, per cui quello che mi aspetto, spendiamo più negli armamenti e chiudiamo gli ospedali, insomma, scusate in maniera egoistica, io interpreto questa crisi così. Avere un posto dove c'è qualcosa che non apprezzo, che si chiama qualità di vita, dove è possibile condividere comunque la propria vita con i propri cari in una situazione familiare non istituzionale. Già chiaramente l'unità spinale cerca di non essere istituzionale, cioè noi gli orari, non lo so, penso pure a Milano, sono del tutto simbolici perché i parenti entrano quando vogliono, escono, perché altro nei momenti topici del trattamento o per la privacy. Quindi questo significa oggi poter dare indipendentemente da un risparmio economico, sicuramente, ma in termini di qualità di vita, poter dire alla persona anche, non solo all'ottantenne in carrozzina, ma all'ottantenne che ha un problema mentre in carrozzina, io riesco all'unità spinale a darti la chiave per il massimo della tua autonomia ed ho anche la possibilità sul territorio, che poi è accanto, di farti riguadagnare la vita, reinserire alla vita e vedere fino a dove puoi arrivare. Noi chiaramente siamo accusati spesso, ad esempio, di mettere in ritardo, ma perché tutto c'è, territorio. Poi vai a scoprire allora territorio e dietro il territorio non c'è nulla. Allora, se il territorio lo vogliamo realizzare, probabilmente
ne avremo un beneficio tutti, sia da cittadini, sia da operatori e sia nelle nostre strutture. Se sul territorio non si vuole realizzare e se si sprecano occasioni come questa, perché questa è un'occasione unica, cioè sembra una cosa assolutamente diabolica, cioè noi praticamente, mi ricordo che l'unità spinale, infatti io sono stato fortunato, poi smetto perché vedo che è tardi, stato fortunato perché sono arrivato nell'87, pensavo era una cosa irrealizzabile e già di fatto dal 91-92 si poteva realizzare la nuova unità spinale che era stata in gravità. Due furono i fattori che ritardarono. Uno, la classica classico lavoro dato a una ditta al minor costo che dopo 3 mesi è sparita, e quindi a volte spendere meno significa spendere di più anche in termini di tempo, e la seconda perché si faceva in questo convittino dove era rimasto, che era all'interno del CTO, se non ricordo male, dove c'era un'unica suora che non si poteva spostare da lì, e quindi ritardò la cosa di 3 anni per liberare quel locale e costruire quella cosa lì. Però di fatto se c'è una volontà per avere questa possibilità, che è lì di fronte, in cui sembra un miracolo che la casa di Gabriella fosse di fronte all'unità spinale, che lì bastano 4 metri, non dobbiamo costruire una nuova terapia, basta semplicemente fare un ponticello, neanche quello, aprire una porta, sarebbe un qualcosa di nuovamente assolutamente fantastico, se praticamente rivoluzionario, nel senso che è vero, Laura, con cui abbiamo lavorato tantissimo tempo, molti capelli miei fa, diciamo, ha detto ci sono altre strutture, però questa struttura sarebbe un esempio europeo per le sue caratteristiche, per la sua locazione, e sarebbe andare a dare quegli spazi sia ai giovani sia agli anziani. Non creiamo ghetti, questo ci ha insegnato Gabriella, per cui deve essere aperto ai giovani, agli anziani, prevalentemente a persone con lesione midollare, ma anche, secondo me, a altri cittadini che hanno esigenze similari. Questa è la mia idea, ma la mia idea non conta nulla. Io non sono direttore dell'unità spinale, è da 25 anni che lavoro all'unità spinale, sono, non ho capito, pro tempore, facente, insomma, in assenza di qualcuno, è da 5 anni che comunque ho la responsabilità dell'unità spinale. Io intendo chi è direttore dell'unità spinale di avere anche la possibilità di poter pianificare, progettare e realizzare. Chi non ha questa possibilità è soltanto uno che si dedica alla responsabilità quotidiana che le cose vadano avanti per il meglio per le persone che vengono trattate all'interno del proprio centro. Grazie Giulio per queste tue riflessioni sempre molto precise. Sono convinta che potrebbe essere una struttura pilota, perché è chiaro che alcune esperienze in Europa le abbiamo viste a fianco di alcune unità spinali, abbiamo visto dei tentativi che ha riferito anche Beppe prima, come quello del centro di Spilimbergo, di Passirana, ma sono poi sempre, oppure i centri per l'autonomia che sono nati a Roma, a Terni, no? Però sono sempre molto parziali, qui chiaramente si tratterebbe di riuscire a fare un lavoro con un'attenzione globale come proprio quella delle unità spinali, non dimenticando, perché io su questo, come lo dico sempre in tutti i nostri momenti che ci troviamo, non dimenticando che associazioni, operatori, unità spinali devono continuare, e Medicina Democratica con noi, visto che l'hanno iniziata negli anni 70, una battaglia per ottenere le unità spinali unipolari distribuite bene nel territorio nazionale con le caratteristiche di unipolarità che sono riportate, le avevo messe ma non ve lo leggo, della conferenza Stato-Regioni ultima del 2004, e con al suo interno l'apertura all'organizzazione di tutto quello che serve nel territorio, e dentro quello che serve nel territorio c'è
Casa Gabriella come c'è le risorse per l'assistenza, per la vita indipendente e per il progetto di vita, per cui su questo dobbiamo comunque mantenere, secondo me, un'attenzione sempre a 360 gradi. Adesso chiediamo a Fanny Di Caro, che segue anche lei da tanti anni Gabriella nelle sue pellegrinazioni. Mi ricordo quando a Marina di Grosseto si fecero progetti per realizzare anche lì delle casine che dovevano servire per degli incontri internazionali di vacanze e di cultura, no? La nascita del Civic negli anni 80, e l'architetto Di Caro ci aveva aiutato a progettare, no? E a realizzare una parte delle modifiche che avevamo individuato in quella struttura. Adesso ci presenta quello che è l'ipotesi, no? E le soluzioni previste per la realizzazione del progetto. Io scelgo di essere brevissima perché è tardi. Comunque vi ho già un po' fatto vedere una foto aerea alla casa di Gabriella e di Beppe. È l'unica spinale prospiciente e questo bellissimo posto è unico. Io Gabriella la conosco da questi anni, da quando la casa era un rudere e lei ci passava insieme a me nella sua 500, cioè il cartello Gendesi, e lei sognava già, cioè aveva lei già fatto progettare l'unica spinale in casa Gabriella. Questo nel tempo, con il lavoro di Gabriella e Beppe, delle persone con cui loro hanno costruito una bellissima rete, è stata trasformata. Questi sono i tentativi progettuali che rispecchiano un po' l'andamento delle trattative, no? Ne parlava Monica, allora il progetto più grande, più piccino, lo mettiamo più su, lo mettiamo più giù. Questo per cercare sempre di trovare un punto di mediazione con le istituzioni con cui ci siamo rapportati. Poi anche con Beppe abbiamo detto, vabbè, facciamo una cosa come la vogliamo fare noi, cioè pensiamo in grande, no? Come, cosa vogliamo fare? Vogliamo rispecchiare spazialmente anche i bisogni e quindi individuare tutte le funzioni che un po' sono state richiamate qui. Questa è la planimetria generale, qui potete riconoscere appunto l'unica spinale, la stradina che divide il terreno di proprietà INAIL dall'unica spinale nell'area 5 metri. E il collegamento è semplice, o una porta, oppure siccome noi vogliamo fare le cose fatte bene, un passaggio, un ascensore che porta giù e un attraversamento sotto la strada. Ci sono individuate le diverse funzioni che io cerco di riassumere brevemente, comunque per chi è interessato a entrare più nei dettagli nel libro una parte proprio cura questo aspetto qua. Comunque le funzioni che sono, allora, intanto questa premessa che l'unità spinale è stata realizzata in un terreno che non ha permesso uno sviluppo pieno, no, di tutte le funzioni che avremmo voluto all'interno dell'unità spinale. Quindi queste ci sono tutte, però alcune sono un po' sacrificate per mancanza di spazi. Quindi poter utilizzare una parte di questo spazio, di questo terreno, anche per diciamo realizzare pienamente, no, le funzioni dell'unità spinale, questo sarebbe, cioè il progetto, questa planimetria rispecchia questo intendimento. Ecco, vi faccio, oh signore, allora brevemente che cosa abbiamo pensato per completare l'unità spinale. Intanto degli spazi legati all'ergoterapia, alla terapia occupazionale, degli spazi per le attività, diciamo così, riabilitative legate allo sport, quindi spazi sia aperti che chiusi dove poter fare riabilitazione attraverso anche delle pratiche sportive, un centro per per
scusate, un centro ausili perché le persone, stando anche all'interno dell'età spinale, cominciano ad orientarsi sulle cose di cui hanno necessità una volta usciti, degli spazi diciamo di ritrovo collettivi, una pista per l'addestramento in carrozzina, una pista per la scuola guida e poi degli spazi adibiti alla residenza che diciamo sono differenziati per persone che, come parlava Beppe, che hanno bisogno di una casa dove poter mantenere i propri livelli di autonomia e anche di libertà personale e familiare, però all'occorrenza, se ce n'è necessità, c'è l'unità spinale che può intervenire a tamponare situazioni di emergenza. L'altra, che è il blocco, questo è il blocco B, il blocco A, chiamato così molto, in modo non molto bello, è legato proprio a quello che non può pienamente, che non ha ancora pienamente l'unità spinale. Cioè sono previsti 2 alloggi per la fase intermedia, cioè quando uno deve uscire dall'unità spinale è importante che possa diciamo, fare una prova, no? All'interno di un'abitazione, il famoso... poi ci sono 4 locali per il day hospital, poi vi farò vedere in dettaglio, e poi 4 alloggi per pazienti che hanno bisogno di pernottare check-up, per esami clinici che richiedono il pernottamento. E poi altri alloggi per persone che per un incidente, esempio domestico, cadono, si fratturano e non hanno necessità di stare, questo è stato anche detto, all'interno dell'unità spinale, ma in uno spazio di questo tipo possono essere seguite e curate senza bisogno di incidere sui costi di gestione dell'unità spinale. Poi c'è H, la foresteria per i familiari, ma anche, esempio, nell'occasione di alcune attività nazionali per persone paratetraplegiche che intervengono, ci potrebbe essere una gara sportiva, queste cose qua. Poi ci sono degli spazi che completano questa idea di unità spinale e di Casa Gabriella. Questa è Casa Gabriella, che è connessa all'unità spinale. E sono l'orto giardino, un labirinto verde, adesso vi farò vedere, perché? Perché dà l'idea di un approccio che è completamente diverso da quello medicalizzato, no? Perché almeno secondo il mio modo di vedere, chi deve stare per tanto tempo all'interno di una struttura come può essere l'unità spinale, che è uno spazio medicalizzato, insomma, dopo un po'. Cioè, secondo me lo spirito va giù, no? Quindi quello che abbiamo voluto dare, no? come anima di Casa Gabriella è questo aspetto familiare, no? Dove le persone possono, ad esempio, riabilitarsi curando l'orto giardino, facendo una passeggiata in questi spazi, possono stare dentro. Ah no, poi faccio continuo. Vabbè, questi sono i particolari dell'unità alloggio che prevedono un piccolo soggiorno, questo è per il day hospital, no, per il life bridge, oppure per persone che devono, che ad esempio per una piaga di decubito o per problemi tipo una frattura e così via, devono stare per un po' di tempo all'interno di una struttura protetta, perché le persone a cui accade una cosa di questo tipo molto spesso a casa non hanno un'assistenza adeguata perché per esempio vivono da sole, oppure perché la famiglia per problemi anche legati in alcuni casi all'età o ad altri aspetti
non può seguire 24 ore su 24 questa persona. E questo sono invece l'unità alloggio per diciamo, una famiglia al cui interno c'è una persona paratetraplegica. E insomma, qualche persona potrebbe dire, ma accidenti, questo è un lusso, no? Però conoscendo bene i problemi, no? Che vivono le persone con paratetraplegia, le persone che invecchiano, ecco, gli spazi che sono stati pensati non sono un lusso, sono uno specchio delle esigenze. Poi vabbè, alcuni particolari poi li troverete se comprate il libro o se ve lo procurate. Questo di rendere il più possibile leggero il lavoro di chi assiste le persone con lesioni midollari che in alcuni casi non riescono a fare essere autonomi rispetto a degli aspetti legati alla cura del proprio corpo. E quindi, ad esempio, un semplice ausilio, una rotaia al soffitto, può compensare la fatica di chi aiuta le persone che hanno questo tipo di problemi. Cerco di stringare il più possibile. Questi sono alcuni aspetti dell'orto giardino, che è una forma di fisioterapia, questo è accidenti, richiede un tipo di attività fisica che non è medicalizzata, che fa un gran piacere e che fa un gran bene a chi la pratica. Il tiro con l'arco, il gazebo è uno spazio protetto dove si possono curare le piante, ritrovarsi con altre persone, ma anche con i familiari o con chi ci viene a fare visita. Insomma, tutte queste cose qui sono sempre degli aspetti legati al ricostruire, stando seduti in carrozzina, la propria vita. Il labirinto odoroso è una metafora. Perché si deve fare riabilitazione nella pista, quella rigida, no? Si può benissimo fare come noi abbiamo in Toscana tanti giardini all'italiana, no? In un labirinto verde, dove le persone in carrozzina possono muoversi e sentire gli odori, vedere i colori e nel frattempo riabilitarsi, però con un approccio completamente opposto. E questo è l'approccio che anima tutto il progetto di Casa Gabriella, che vuole andare oltre l'aspetto medicalizzato, ma invece riproporre sempre una visione familiare, no? Perché anche gli spazi curano, sia quelli chiusi che quelli aperti. Scusate, io sono stata un po' frettolosa. Grazie. Ma l'importanza dell'ambiente è fondamentale, d'altra parte le unità spinali in Europa ce le insegnano, perché comunque gli ambienti ospedalieri sono sempre stati molto curati e si è sempre dato spazio più agli ambienti domestici e anche degli spazi di contorno. Io penso poi che le nostre persone, l'Italia, e qui poi vorrei chiedere a Manuela Tullini, presidente dell'Associazione Paraplegici Toscana, una sua opinione, proprio perché in Italia tra barriere e ospedali molto ospedalizzanti poter trovare una bellezza come questo sia doveroso. In fondo anche l'accoglienza che abbiamo dato qua oggi con tutta questa ghiaia e queste difficoltà nel muoversi. Sì, buonasera, sono Cappellini Manuela, Presidente dell'Associazione Toscana Paraplegici Onlus. Noi diciamo che con Gabriella, io l'ho conosciuta tardi quando lei aveva già fatto tutte le sue battaglie, però questa battaglia diciamo, di Casa Gabriella invece si è cominciata insieme. E noi come associazione ci siamo subito entusiasmate a questo progetto, che è un progetto appunto all'avanguardia, cioè che ci metterebbe al pari degli altri stati europei più avanzati.
come può essere la Svezia o altri paesi. Perché qui in Italia sarebbe appunto il primo caso, perché sì, ha detto Spilimbergo, però non sono legate a un'unità spinale, sono strutture per la riabilitazione. Questo invece sarebbe tutta un'altra cosa, e quindi non si è subito dato dal principio l'appoggio a questo progetto, e noi faremo tutto quello che ci verrà chiesto un'associazione, l'aiuto che si può dare. Questo è il nostro impegno, si è sempre preso. E anche appunto per insistere con le autorità, per vedere se con la regione, col comune, per portare avanti questa cosa. E noi appunto anche la medicina democratica ci aspetteremo appunto che fare appunto una richiesta, insomma una richiesta formale alla regione e al comune che portino avanti questo progetto. Spero che anche medicina democratica ci sostenga su questa strada. Avevamo parlato prima con Manuela, poteva essere proprio quella di far sì che si scriva un documento sottoscritto dal Congresso di Medicina Democratica a sostegno di questa iniziativa, e lo facciamo per venire. Grazie. Vorrei che dicesse due parole, perché abbiamo supplemento all'ultimo numero di Medicina Democratica è stato prodotto questo libro. Lo scopo era anche un pochino quello, far conoscere anche a quelli che sono ricoverati ora, 9 persone, far conoscere quello che è l'unità spinale, insomma quello che sono le cose che loro ora trovano e possono usufruire, sono state ottenute con la determinazione, la lotta, insomma così, di persone sono state prima di loro, anche per dire che se le cose si fermano e per raggiungere nuovi obiettivi come è questo di Casa Gabriella, è necessario nuovo impegno anche da parte di loro, nuovo coinvolgimento anche da parte di loro, quindi far conoscere questo, che non è stata realizzata per generosità di qualche amministrazione, ma proprio per la determinazione di chi è partito dai propri bisogni e ha cercato di realizzarlo per tutti. E allora è stato un lavoro interessante, insomma, perché c'era tanta documentazione, quella di cui alludeva anche Giulio dicendo come veniva raccolta meticolosamente volantino per volantino, però il rischio che andasse disperso, insomma, poi col tempo, insomma. E allora c'è stata Giulia, insomma il lavoro è stato fatto da Giulia, da Donato e da Fanny, e Giulia ha fatto un lavoro proprio minuzioso, mi ha veramente sorpreso, insomma tutti i documenti che avevamo raccolto a casa, catalogati, volantini, scritti, lettere, prima le ha tutti fotografati, poi le ha scannerizzato e su quello ha scritto, ci è sembrato in modo pregevole, proprio chiaro, proprio con rispetto totale, insomma, quello che se avrete insomma, desiderio di leggerlo troverete in queste pagine. Giulia, che impressione hai avuto? Ma devo dire, è stato emozionante intuffarsi dentro a quelle carte quando sono andata quel pomeriggio a casa di Beppe. È arrivato con un carrello pieno di faldoni, ha detto guarda qua quanta roba, però è stato emozionante non soltanto vedere con quanta cura tutti quei documenti erano stati conservati, ma anche trovare un filo, trovare una narrazione che non poteva non avere al suo centro della figura di Gabriella. Perché questo vuole essere proprio un volume che da una parte si guarda la storia di Gabriele, di tutte le lotte che ha fatto, una vita intera di lotte, e quindi le dà ragione, le dà la testimonianza che merita per non perdere la ricchezza della sua testimonianza, ma che vuole anche guardare al futuro, cioè si guarda al passato per andare avanti, perché lei ci ha lasciato quest'idea da realizzare e noi proprio guardando al passato dobbiamo riuscire a concretizzare Casa Gabriella. E quindi in questo racconto, da queste carte, dalle sue poesie,
dalle sue testimonianze, dalle pubblicazioni, dagli articoli che ha fatto, cosa è emerso? È emerso un vero e proprio metodo di lavoro, perché lei era molto metodica. C'è una frase che lei scrive della pubblicazione Dalla marginazione alla lotta di classe, che secondo me rende l'idea proprio di tutto il suo percorso, e dice che tornando dall'Inghilterra, dice, mi era chiaro che la mia paralisi, come le invalidità che vivono gli altri, la si poteva vivere con meno fatica fisica e mentale se si riusciva con la lotta qualificata dalle conoscenze acquisite ad imporre alla controparte servizi sociali e sanitari. In questa fase c'è tutto, perché c'è quello che diceva Monica, c'è il percorso di Gabriella, che ragazzina di 13 anni rimane paralizzata e sta 5 anni ferma in un letto, isolata dal mondo, e che fa poi di questa condizione personale una condizione che diventa collettiva. Lei aveva conosciuto Don Milani, e quindi la frase celebre, il problema del mio è come quello degli altri, uscirne insieme la politica, uscirne da sole la valizia. Quindi lei inizia a fare politica, inizia a far diventare una condizione personale un diritto collettivo da conquistare, e quindi inizia a organizzare gli spastici adulti, inizia a organizzare le mamme dei bambini spastici dell'Orta Canina, e inizia tutta una serie di lotte. E quando va in Inghilterra, per un soggiorno che doveva essere breve ma che diventa lunghissimo, inizia a raccogliere un sacco di competenze, non soltanto su Stop Mandeville, ma su tanti centri che visita con Beppe, che nel frattempo lavora come operatore in uno di quelli, in più di questi centri, e tornano a casa con un vero e proprio bagaglio, che iniziano a trasmettere, che iniziano a divulgare, coinvolgono altri compagni di lotta nel Comitato per la Riabilitazione, coinvolgono Carlo Calamandrei, torna in Inghilterra a studiare anche il Stop Mandeville, che coinvolgono gli operatori, che hanno l'umiltà di prendere atto della formazione che hanno avuto fino a quel momento non basta, e che partono, Donato ce lo racconta, partono per andare poi nei centri esteri a formarsi, la Paola Sabatini che ha parlato prima, per formarsi e capire come poter diventare operatori competenti nella cura dei paraplegici. E quindi questo metodo di lotta, cioè portare avanti mobilitazioni qualificate dalle conoscenze, dire come noi si vuole realizzare questi servizi, è quello che si sta provando a fare con Casa Gabriella. Non si chiede alle istituzioni, vogliamo, siamo detentori di un diritto, vogliamo un servizio che lo esaudisca. No, si sta dicendo come si può fare, si sta cercando una realizzazione pratica. E l'altro punto qualificante di tutta la vita di Gabriella è stata, insieme a Beppe, insieme ai compagni di Medicina Democratica, quello di cercare le alleanze per portare avanti questi progetti, innanzitutto appunto prima il reparto specializzato, poi l'unità spinale, e le alleanze venivano ricercate con tutti i soggetti sociali da poter coinvolgere, con i lavoratori, per cui si hanno comunicati stampa del comitato di fabbrica del Nuovo Pignone e dei lavoratori del trasporto merci alla stazione, che solidarizzano con i paraplegici perché tanti loro colleghi subivano infortuni sul lavoro che li rendevano paraplegici. E appunto Beppe andava ai congressi sindacali a parlare della prevenzione sui luoghi di lavoro e di come affrontare poi il dopo, la parte successiva agli infortuni. E coinvolgono nelle loro alleanze tanti, appunto l'ho detto prima, gli operatori, ma anche medici di rilevanza internazionale. Coinvolgono il dottor Walsh, che viene a Firenze di più occasioni e spenderà parole forti per avere l'unità spinale, coinvolge Gabriella in prima persona, il primario di Adelberg, Pasberg, che quando lei inizia lo sciopero della fame per denunciare le condizioni in cui i paraplegici venivano tenuti in Italia, scriverà un telegramma su richiesta di Gabriella al Ministro della Sanità e alle istituzioni regionali, e scriverà una relazione che denuncerà l'Italia come paese del terzo mondo per come venivano
non curati, i paraplegici e i diplegici, e che scatenerà una bomba nell'80 al congresso a Bologna e farà sì che piano piano poi ci sarà l'occupazione del Consiglio regionale, prima nel 79, poi nell'87, insomma quello che emerge è la ricerca sempre di una condivisione, con tutti i soggetti che potevano condividere percorsi e portavano alla creazione dell'unità spinale. E quindi io credo che questo sia l'insegnamento di Gabriella, la tenacia, non mollare mai, avere un metodo che ci dà il merito delle cose, no? E che ci fa dire alle istituzioni noi sappiamo cosa vogliamo e come va creato e come va gestito, e creare le alleanze nella società per coinvolgere tutti i soggetti che possono sostenere questo progetto. Io qui chiudo, il libro è venuto secondo me molto bello, c'è la testimonianza preziosa di Donato, che è stato caposala all'Unità Spinale di Firenze, che racconta la parte proprio professionale di questo lavoro, e c'è il contributo appunto di Fanny, e quindi è un libro che merita di essere letto, divulgato, diffuso con tutti i nostri mezzi. Grazie. Grazie Donato. Sappiate che Donato proprio settimana scorsa avevamo il nostro convegno nazionale di tutti gli operatori delle unità spinali, infermieri, fisioterapisti, medici, terapisti occupazionali, assistenti sociali, psicologi, la FAIP, la Federazione Associazione Italiana Paratetraplegici presente, e Donato nella sua veste anche di past president di questa associazione che raccoglie tutti gli operatori ha portato la storia di Firenze e la storia legata a Gabriella durante la sua relazione. In più voglio dire che Donato, che ha lavorato tanti anni in unità spinale come infermiere, come caposala, però è stato proprio una persona che ha seguito tantissimo i suoi pazienti mettendosi a fianco e lottando insieme, ha seguito tantissimo i suoi operatori cercando di portare ad una crescita culturale che in quegli anni le nostre professioni, infermieri, fisioterapisti, non era così riconosciuta come lo è oggi, per cui veramente scrivendo, traducendo libri, facendo un lavoro veramente molto prezioso e di arricchimento per tutti quanti. Buonasera. Sì, io ho conosciuto la Gabriella fin dalle prime lotte. Chi prenderà il libro vedrà la fotografia che c'è nel libro, c'è la Gabriella giovane, che dà la mano a un signore altrettanto giovane, che sarei io, capito? Comunque sì, noterete in questa breve storia della nascita dell'Unità Spinale di Firenze come è stata una nascita tipica, nel senso che non è stato un servizio programmato dalla regione o dall'azienda, eccetera, ma è stato un servizio creato in seguito a lotte fatte da questo gruppo, Comitato per la Meditazione, che in prima fila c'era la Gabriella. E noterete come tutto il cammino dell'istituzione dell'unità spinale, pensate dal 72 al 99, quindi tutti questi anni che ci sono voluti per mancanza di volontà politica, per mancanza, per contrarietà anche dei sanitari del CTO. Pensate che i sanitari del CTO erano assolutamente contrari, perché erano convinti, la loro mentalità, che il paraplegico è un malato infetto, per cui fare un reparto del genere in CTO, che è un ospedale chirurgico, avrebbe infettato tutti gli interventi chirurgici.
ho riportato addirittura anche un aneddoto di un primario, che non ho messo il nome, che pretendeva che la porta dell'unità spinale fosse chiusa perché altrimenti i germi passavano dal reparto e andavano a finire nel suo reparto, dove c'era, a questi livelli di ignoranza veramente, eppure questo. E noterete come tutti i passaggi dall'inizio, diciamo 3-6 posti letto fino all'aumento a 12 letti, c'è sempre questa spinta, questa lotta del comitato, e l'amministrazione decide qualcosa sempre in seguito a queste lotte. A 20 posti letto per tanti anni è stato il settimo paraplegico, il settimo piano del CTO. Ecco, per tanti anni 20 posti letto sempre conseguiti con la lotta del paraplegico. Poi finalmente c'era in progetto i 50 posti letto, non arrivavano mai, allora altre lotte. Allora la regione diceva: bene, accontentiamoli, diamogli altri 15 posti letto. E allora fu aperto un altro reparto, il secondo piano del CTO, da 20 letti passarono 35 letti. Nel frattempo fu anche inserito sempre addirittura all'occupazione della regione da parte dei paraplegici, la decisione anche di fare una legge sull'istituzione dell'unità spinale. Pensate, la prima regione che emanava una legge riguardo appunto l'istituzione dell'unità spinale. Fino all'inizio dei lavori della nuova struttura, bloccati sempre per i problemi burocratici, eccetera, finalmente, sempre con le lotte, ad arrivare alla conclusione nel 1999 all'apertura di questo nuovo centro. Ecco, tutta questa storia è stata fatta per non dimenticare tutto quello che è avvenuto in quegli anni e soprattutto per ricordare a tutti i cittadini, ma ricordare anche agli operatori, i sacrifici che ci sono stati nel conseguimento dell'unità spinale e quindi dell'impegno che si è mantenuto sempre alto la qualità dell'assistenza. Vedo sia fatto molto tardi, mi sarebbe piaciuto sentire Annibale Biggeri, che ci ha sempre accompagnato in queste lotte, ancora sta portando avanti statistiche eccetera che riguardano la situazione. Vedo un'altra cosa, insomma, Donato adesso, Gabriella qui era con gli infermieri, Donato lì in Germano, però adesso queste persone sono diventate anziane, quindi mi sarebbe piaciuto sentire le due ragazze della scuola infermieri che invece vogliono, come dire, prendere il posto, insomma, e proseguire in questo impegno. Purtroppo il tempo non c'è, però insomma credo che anche loro non scapperanno e rimarranno collegate. Anna, quello che chiediamo, siamo nel congresso di medicina democratica, ecco, chiederemo insomma che il congresso alla fine si pronunci, ecco, con una mozione, una presa di posizione che dia forza per riprendere questa lotta, ecco, e che si possa da questo capire che medicina democratica, come lo è stato fino ad ora, rimanga al nostro fianco per proseguire, per ottenere questo ultimo sogno di Gabriella, dettato da reali necessità. Grazie a tutti, allora, e per chi viene al cinema a vedere i Vaillant, via dell'Ulivo 6, ci si arriva a piedi, cioè poi si fa il centro di Firenze dietro il Duomo, lato destro, alle spalle si prende via dell'Oriolo e da via dell'Oriolo, piazza Salvemini, a un passo c'è via dell'Ulivo.